conferita la medaglia Città di Genova ai domenicani che hanno lasciato la città. Cosa rappresenta questo riconoscimento? Rappresenta il riconoscimento di tutto quello che di positivo i domenicani hanno fatto. Io ovviamente mi riferisco in particolare agli ultimi decenni, quel pezzo della storia recente di Genova che conosco, che posso giudicare e rispetto alla quale il Comune ha deciso di conferire a Costantino Gilardi la medaglia Città di Genova, e conferendola a Costantino Gilardi ha inteso riconoscere il ruolo più generale che i domenicani hanno avuto, un ruolo positivo, intanto un ruolo religioso, nel senso che la presenza religiosa dei domenicani, spirituale, è stata significativa, una presenza religiosa, di carità, anche di solidarietà. Una solidarietà che cristiana diventa anche poi solidarietà sociale nel centro storico. E poi una presenza dal significato culturale importantissimo. E per significato culturale penso soprattutto a due aspetti. Il primo è i lavori di cura, restauro, conservazione intelligente, continua che c'è stato rivolto alla tutela di Santa Maria di Castello, della chiesa e del convento, che è uno straordinario monumento della nostra storia, della nostra storia dell'arte. È splendido ed è conservato veramente con grande intelligenza e cura. E secondo, questo Santa Maria di Castello è stato uno spazio, oltre che aperto, oltre che alle funzioni precipue, religiose che le sono proprie, è uno spazio aperto per iniziative culturali molto varie e molto diversificate. Quindi la presenza dei domenicani è stata una presenza culturale di primo ordine nella nostra città. Ringraziando Costantino Gilardi, dando la medaglia Città di Genova a Costantino Gilardi, ho inteso ricordare tutto questo. Questa chiesa è un patrimonio della chiesa genovese, della curia che ha affidato adesso la chiesa di Santa Maria di Castello a frati missionari con cui spero di entrare al più presto, conto di entrare al più presto in contatto anche con la curia per continuare quell'azione culturale senza pretendere in alcun modo di sovrapporre un'istituzione comunale alle istituzioni della Curia, a coloro che poi gestiranno il complesso di Santa Maria di Castello, ma per fare in modo che anche assieme possano continuare a svolgersi tutte quelle bellissime iniziative che a Santa Maria di Castello si sono svolte negli ultimi anni.